E ben ritrovati ad 1, 2, 3, Occhio all'evento. Nella puntata di oggi parleremo di un evento appunto al quale sono particolarmente legata. In più ci sarà in studio un piacevole ritorno, un amico che è venuto a ritrovarmi, una nuova persona, una new entry che conosceremo e soprattutto parleremo di un'arte, quella della fotografia, che cattura l'istante per renderlo eterno. In poche parole parleremo del World Water Day Photo Contest 2020 quest'anno, 2020, e qui con me ho due graditissimi ospiti e iniziamo subito con lui, il nuovo arrivato, avrò modo di conoscerlo e ve lo presento in anteprima, sto parlando di Francesco Viganò, che è proprio il presidente del club organizzatore di questo evento. Ciao Francesco! Ciao Laura, buonasera a tutti. Il piacevole, gradito ritorno è lui, e sto parlando di Roberto Isella. Ciao Roberto, che tu sei il coordinatore da ormai da 4 anni, perché è arrivata la sua quarta edizione di questo World Water Day Photo Contest. Esatto, ciao Laura e un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao, un saluto lo devo fare io a una persona che ho conosciuto 4 anni fa, che è stato ospite per 2 volte qui a Occhio all'evento, è un amico, sto parlando di Giovanni Benedetti, che non è potuto essere qui per impegni di lavoro, ma ti saluto e mi raccomando, ti aspetto la prossima volta. Ma adesso Roberto, quarta edizione di questo evento, un evento che è abbinato ad un concorso. Allora, raccontami un po' di cose, raccontami ancora cos'è questo World Water Day Photo Contest. Sì, giusto, il World Water Day Photo Contest, quest'anno siamo arrivati alla quarta edizione, l'edizione 2020, è un concorso internazionale di fotografia dedicato alla giornata mondiale dell'acqua, infatti è organizzato dal Lions Club Serenio ID ed è patrocinato dalle Nazioni Unite attraverso il loro meccanismo di agenzie che si racchiude sotto il marchio UN Water. Tra l'altro abbiamo anche il patrocinio della Comunità Europea, della provincia di Monza e Brianza e di tutti i Lions Club italiani. È un, appunto, come dice la parola, Photo Contest è un concorso fotografico, è aperto a tutti i fotografi. Il tema di quest'anno, sempre legato all'acqua, anche se un po' più ampio, è Climate Change, molto attuale, che è Eh sì, il cambiamento climatico. lo stiamo vivendo, insomma, lo viviamo sulla nostra pelle, lo vediamo anche guardando, accendendo qualsiasi TV, però in questo caso voi lo volete, come ho detto prima, un attimo che rimane nella storia, far vedere proprio gli effetti e le conseguenze di questo cambiamento climatico. Quindi tu mi hai già anticipato, hai già detto a chi è rivolto, quindi a tutte le persone, a tutti i fotografi che sono interessati a catturare questo momento per renderlo possibile e quindi per sensibilizzare tutti noi a questi cambiamenti che insomma ci toccano tutti. Però quanto è importante questa sensibilizzazione? Perché in questi 4 anni voi l'avete potuta proprio percepire, quanto è importante? Ma è importantissimo. Innanzitutto, questo concorso ha due mission. La prima è quella di sensibilizzare le coscienze sul diritto all'acqua, l'accesso all'acqua buona, che è riconosciuto dalla stessa Nazioni Unite dal 2010 come diritto fondamentale per l'umanità. E la seconda, attraverso le iscrizioni del concorso, è quella di raccogliere fondi da destinare alle popolazioni bisognose di acqua per la vita. Infatti stiamo lanciando adesso un bando dedicato a tutte le organizzazioni italiane che possono partecipare a questo bando per fornire potabilizzatori a queste popolazioni che ne hanno bisogno. Siamo giunti alla quarta edizione, quindi abbiamo sommato tutto il ricavato delle varie edizioni per fare un progetto un po' importante, non prendere il potabilizzatore piccolino. C'è qualcosa di grosso, Qualcosa di insomma. grosso, quindi adesso con la chiusura del concorso lanceremo questo bando dedicato appunto alle organizzazioni, quelle che una volta si chiamavano ONLUS, ma adesso con la riforma del terzo settore cambieranno nome. Teneteci d'occhio perché lanceremo questo bando a breve.
Allora, per tenervi d'occhio, insomma, siamo un mondo social e quindi tutti noi abbiamo la possibilità di tenervi sotto controllo visitando i vostri siti, il vostro sito internet, Facebook, Instagram, non so cosa avete. Dacci tutte le indicazioni per potervi Innanzitutto, seguire. il cuore di tutto è il sito internet che è www.worldwaterday.it. Poi abbiamo la pagina Facebook che è sempre worldwaterday.it, l'account Instagram che è @wwdbhc e poi abbiamo gli indirizzi email dove ci potete contattare. Ok, guarda, hai già detto tutto, però le ripetiamo, perché è importante, anche perché insomma ci sono tante tante belle iniziative e quindi è giusto darne il giusto spazio e anche la giusta importanza. Ritornando a prima, parlando del concorso, il concorso hai detto che hai aperto i fotografi, ma i fotografi anche di tutto il mondo? Sì, è aperto ai fotografi e anche agli appassionati di fotografia, è aperto a tutti, a tutto il mondo. L'anno scorso abbiamo avuto foto da tutti i continenti, da 55 paesi. Adesso che mancano ancora 2 settimane alla scadenza, siamo già a 48 paesi del mondo. Quest'anno abbiamo avuto Però, anche dal Bhutan, no, che ne ha sono. ma come hanno fatto? Cioè, vuol dire che è importante perché io, ragazzi, io ho visto le foto, a parte che loro sono stati miei ospiti nella seconda e nella terza edizione, ma la prima edizione l'ho vista proprio personalmente. Sono andata ho partecipato all'evento di cui poi parleremo, ci sarà la premiazione e c'erano delle foto meravigliose, proprio provenienti da tutti i vari paesi e quindi è molto importante. Ma c'è una scadenza, hai detto. Qual è Esatto, la scadenza? la Che giorno? scadenza è il 17 febbraio, ci si iscrive ovviamente sul sito ufficiale che è www.worldwaterday.it e abbiamo 2 macro categorie che sono la foto a tema appunto il cambiamento climatico, climate change, e abbiamo anche il portfolio che quest'anno stiamo raccogliendo tantissime adesioni per questo storytelling con un tema un po' più ampio che è Water is, l'acqua è. Che bello! Quindi questo è, mi raccomando, affrettatevi, partecipate perché non sono solamente le belle foto, quelle dei professionisti, ma sono anche quelle degli appassionati. Non abbattetevi perché una foto, se viene il momento, viene colto nel momento giusto e l'importanza del messaggio che passa è importante ed è bello sia che siate professionisti sia che siate dei semplici amatori. L'importante, come abbiamo detto, è il messaggio. Se poi c'è anche la tecnica, meglio, però il messaggio è quello che si vuole, insomma, premiare in questo concorso. Però, Francesco, quest'anno le novità ci sono. Quantomeno una grossa novità c'è, è quella dell'apertura di una nuova categoria. Ce ne vuoi parlare? Sì, Laura, abbiamo voluto particolarmente porre la nostra attenzione sui giovani fotografi, con categorie speciali per gli young, quindi fino ai 16 anni, e poi in particolare dai 16 ai 21 anni, una categoria specifica che si vedrà insignita di un premio assolutamente particolare, che sposa completamente lo spirito lionistico e si apre all'internazionalità. Infatti, il premio, ambito e proposto per la categoria 16-21, è un viaggio di scambio culturale proposto all'interno dell'organizzazione Lions Club International. Infatti, il Lions, come service internazionale, propone questo scambio di 2-3 settimane per un giovane in famiglie afferenti al Club Lions. Al lato pratico, il vincitore avrà la possibilità di visitare per 3 settimane una famiglia Lions internazionale, essere introdotta all'interno di una cultura che può essere diversa e complementare alla sua, nel periodo estivo o invernale. Vedremo poi i dettagli specifici secondo anche le esigenze del premiato. Ma che bello! Quindi 16 categoria, 16-21 anni con un premio incredibile, davvero davvero bello. Allora Francesco, visto che è la prima volta che vieni, che tu partecipi a Occhio all'evento, ti ho presentato giustamente come il presidente del club che organizza questo concorso. Allora parlaci, presentaci il tuo club.
Sì, il Lions Club Serenio AID, dove AID sta per Assistance to International Development, è rivolto proprio alla sensibilizzazione mondiale verso i temi umanitari e alla risposta ad alcune necessità come quelle del reperimento e della disponibilità di acqua buona per la salute umana. Il Lions Club Serenio AID nasce appunto insieme e diventando il complementare all'attività Lions sul territorio che i nostri colleghi del Lions Club Seregno Brianza compiono nella realtà di Seregno. Abbiamo spesso occasione di collaborare e di completarci, quindi si sentiva in Seregno questa esigenza di internazionalità all'interno dell'ambito Lions e l'abbiamo completata ormai 4 anni e mezzo fa con la fondazione del nostro club. Ma che bello, avanti giovani, largo ai giovani, come si suol dire. Allora, invece, adesso entriamo proprio nel vivo di quello che è, insomma, c'è un concorso e quando c'è un concorso ci sono anche la giuria che voterà la foto più bella e ci saranno le premiazioni. E la data in cui tutto questo farà coincidere tutte queste cose, segnatevela bene, è il 20 di marzo. Allora, cosa succederà in quella giornata? Allora, il 20 marzo, come sempre, noi organizziamo una giornata piena. Alla mattina ci sarà la festa dell'acqua dedicata alle scuole musicali di Seregno e dei paesi limitrofi, dove ci saranno degli interventi curati dal nostro partner, il gruppo Solidarietà Africa, per sensibilizzare l'uso consapevole dell'acqua, e poi ci sarà una breve spiegazione delle foto senza anticipare il vincitore. Bravi, bravi! Perché quello sarà poi l'evento clou, che è la serata delle premiazioni, il gala delle premiazioni, che è una serata gratuita, aperta al pubblico. E siccome noi siamo appassionati di fotografia ma anche di arte, con il nostro direttore artistico Andrea Scarduelli, quest'anno, oltre a premiare i fotografi, avremo dei contributi video dagli stessi fotografi, dei giudici, avremo un fantastico quartetto d'archi che ci intratterrà il pubblico con pezzi di Beethoven e Dvorak. Wow! Beh, Andrea è una garanzia, dobbiamo dire che Andrea, infatti ve lo aspettavo qui, sarà per la prossima occasione, verrà con Giovanni, però io credo che sicuramente posso mettere la mano sul fuoco, quello che andrete a organizzare, anzi quello che andrete a vedere voi che parteciperete il 20 di marzo sarà qualcosa di veramente incredibile. Ma diamo posto, luogo, orario, quello che ci interessa. Allora, la casa delle premiazioni è l'Auditorium di Seregno, che è in Piazza Risorgimento, che è un bellissimo auditorium sotterraneo con una struttura in vetro molto moderna, molto accattivante, con le fontane e le luci. Confermo. Lo spettacolo inizierà verso le 20:30, ma poi dopo le 21, e nel foyer dell'auditorium ci sarà la mostra delle migliori 30 foto, che però non, anche in quel caso non anticiperà il vincitore, perché... alla fine lo terremo proprio alla fine nascosto. Ma la giuria, Robby? La giuria è quest'anno è molto nutrita, molto folta. Abbiamo 11 professionisti di fama mondiale, vengono da tutti i 5 continenti. Abbiamo un famosissimo fotografo del Bangladesh, abbiamo un fotografo cinese, una fotografa brasiliana, una fotografa dell'Alaska, una fotografa statunitense e poi ovviamente anche i fotografi italiani. Bene, anche perché la giuria, come sempre, come hai detto, è molto molto importante e ovviamente competente, ma tra l'altro parecchie delle foto che sono state protagoniste di queste 3 edizioni precedenti sono anche apparse in giornali, riviste veramente importanti. Vuoi citarne qualcuna? Sì, c'è una foto della prima edizione che aveva ricevuto la menzione come miglior foto proveniente dall'Asia, e di un fotografo, di un ragazzo che si chiama Auniket, che è stata messa anche sul Guardian. È una foto particolarissima perché c'è tutto il terreno desertificato spaccato a zolle e c'è questa famiglia che si trasferisce per cercare l'acqua, c'è questo bambino con la capretta, la mamma e il papà col televisore in testa. Mamma mia!
Incredibile, me la ricordo, infatti Sì. me la ricordo, bella, bella. Tu pensa, da Seregno, guarda te dove è arrivato, eh? Esatto. Quindi portate anche bene, fate del bene e portate bene, perché come ricordo tutto questo viene fatto proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica e tutti noi a quelli che sono l'importanza dell'acqua. E questi cambiamenti climatici che purtroppo sono sotto gli occhi di tutti. Francesco, io però non vorrei ricordarmi male, però so che c'è una data che non è il 20 marzo, ma il 22, so che è la data che viene in teoria quasi sempre utilizzata per parlare di acqua. Come mai questo passaggio, questa differenza quest'anno? Esatto, noi celebriamo i nostri eventi e le nostre giornate il 20 di marzo quest'anno perché è un venerdì e vogliamo essere disponibili e ricettivi nei confronti delle scuole, dei ragazzi che accogliamo durante la mattina e del pubblico che poi sicuramente accoglieremo durante la sera. La giornata mondiale dell'acqua, World Water Day, da cui prende nome la nostra iniziativa, è invece il 22 di marzo, quindi nei prossimi calendari ci riallineeremo con un giorno feriale sul 22 di marzo. Questa data è stata scelta da UN Water, come accennava prima Roberto, l'organismo delle Nazioni Unite per la salvaguardia e la promozione dell'acqua pulita e accessibile per tutti, per celebrare e per sensibilizzare il mondo intero, obiettivo ambizioso, lo riconosco, nei confronti di questo diritto fondamentale dell'umanità. Quindi il 20 marzo è il nostro appuntamento con gli occhi puntati al 22 di marzo, grande giornata mondiale dell'acqua. E allora mi raccomando, non perdete questo appuntamento. 20 marzo a Seregno ci sarà la finale, diciamo la premiazione ufficiale del concorso World Water Day Photo Contest 2020. E importantissimo, entro il 17 di febbraio sono aperte le iscrizioni a tutti coloro, fotografi, esperti, appassionati, qualsiasi persona che vuole partecipare a questo concorso lo può fare scrivendo a www.worldwaterday, Day.it. perfetto, waterday.it. Allora, visto che abbiamo parlato che questa è la quarta edizione, abbiamo parlato di foto meravigliose. Cos'è che ci sarà Roberto adesso? Lancerei lo spot che abbiamo creato appositamente quest'anno per lanciare il concorso e promuoverlo. Bene, e allora non ci resta che apprezzare questo fantastico video che riassume alcune di tutte le foto che hanno partecipato ai concorsi precedenti. Guardate! Thank you.
Meravigliosi, bellissimo, un video è meraviglioso guardandolo, ma nello stesso tempo ci fa riflettere parecchio, perché noi diciamo bello perché siamo dall'altra parte, ecco, però l'importanza proprio dell'acqua abbiamo visto e questo climate change che è il tema, giusto, correggetemi se sbaglio, di questa edizione 2020. Complimenti. Grazie. Complimenti anche per questo evento, veramente al quale, come ho detto prima, sono veramente legata, è molto 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 bello. Tutto questo per prepararci a quello che è l'evento di quest'anno. Avete già guardato qualche foto? Io sì, perché io le vedo tutte in anteprima. Ah. Mi affeziono, io ovviamente non voto, ma mi affeziono le foto, poi me le ricordo. Dopo mi dici in un orecchio quando finì a telecamere spente qual è quella che finora ti ha colpito di più e vediamo se poi fammi sapere se è quella che Va bene. vince. Ok, allora abbiamo parlato di quello che è il futuro, perché stiamo parlando dell'edizione proprio di quest'anno, la quarta edizione del World Water Day Photo Contest che si terrà il 20 di marzo. Mi raccomando, però fino al 17 c'è tempo per iscriversi. Ma andiamo a vedere quella che è stata l'edizione, come in tradizione, l'edizione precedente, ovvero le tre fotografie vincitrici sul podio di quella che è stata l'edizione dell'anno scorso, 2019. Inizia, qual era il tema dell'anno scorso? Acqua per tutti, nessuno escluso. Bene, È la per. particolarità della scorsa premiazione che abbiamo avuto un terzo posto esequo, perché Ah! la giuria ha dovuto fare un giro aggiuntivo di votazioni perché è stata veramente tiratissima e combattutissima. Allora, vediamo la terza classifica, le terze classificate dell'edizione dell'anno scorso e le commentiamo insieme. È Bene, questa è di Antonino Miroballo, che è un fotografo italiano e si chiama Waterfight, che rappresenta la lotta tra la vita e la morte di questi due pescatori che cercano di issare la rete. Quindi, se riescono a pescare, hanno da mangiare, se però rischiano la vita, perché come vedete sono quasi sommersi. Mamma mia, bella però, bella, ma è, come dicevo prima, sono tanto belle quanto ricche di significato, insomma, quello che trasmettono è qualcosa di forte, comunque a prescindere. E invece pari merito al terzo posto? Abbiamo Marco Gualazzini con questa foto che è la crisi del lago Chad, particolarità di questa foto che al nostro concorso ha presentato solo questa, ma fa parte di un portfolio di 11 foto che ha vinto il WordPress, che è forse il concorso fotografico più importante al mondo. Mamma mia, cavolo, però se ci pensi che fior fiori di personaggi che arrivano in questo, Vero. al vostro concorso, cioè non è che stiamo parlando di È vero, vero. personaggini così, eh? Però non arrivano solo grandissimi fotografi, ma anche amatori. Il vincitore della seconda edizione è Germano Miele, che era arrivato secondo anche la prima. Lui non è un vero e proprio professionista, ma è un amatore, quindi c'è spazio per tutti. C'è spazio per tutti, acqua per tutti e c'è spazio per Esatto. tutti. Insomma, un bello slogan, lo mettiamo. Vediamo invece la seconda classificata, la foto seconda classificata. Arriva dalla Cina, Liu Yang Yu, e si intitola Man in the Pond, che rappresenta la lotta di questi due uomini su una zattera, sono dei pescatori, contro Edifici che stanno la sommergendo. cementificazione, bravo Francesco, di queste grandi imprese edili cinesi. Mamma mia, anche questa bella, ma come è difficile perché tutte sono belle, hanno un significato, cioè sceglierle tutte, io non ce la farei, non chiamarmi mai in giuria. E invece, prima classificata del 2019 di questo World Water Day Photo Contest, terza edizione, quindi l'anno scorso, eh? Georgina Goodwin dal Kenya con No Water, No Life, che sembra proprio lo spot al climate change di quest'anno. È una foto dove non c'è acqua, c'è questa siccità biblica, in questo caso è scattata in Somalia, di questa terra che ha sempre sete e non dà acqua. Ci sono queste carcasse di animali, questa donna che sembra guardare la nuvola speranzosa di una goccia d'acqua. E speriamo che questa nuvola sia carica d'acqua per queste popolazioni. E speriamo, incrociamo le dita. Tra l'altro, sicuramente i nostri telespettatori avranno proprio notato che la,
la fotografia vincitrice dell'anno scorso è quella che in realtà fa da testimonial a quest'anno. Eccola qua. Sì, è una nostra caratteristica, la foto che vince l'edizione precedente diventa la foto di lancio della cartolina dell'edizione successiva. E allora io sono curiosa di sapere l'anno prossimo quale cartolina avremo, così almeno scopriremo, così vi farò mostrare la cartolina, la fotografia vincitrice di quest'anno, quarta edizione di questo fantastico concorso. E soprattutto vedremo se ci sarà il susseguirsi di immagini, perché la prima edizione ha vinto una foto a colori, la seconda in bianco e nero, la terza a colori e magari la quarta edizione sarà in bravo Roberto, non sapevo questa particolarità, quindi è vero, quindi magari è tradizione, magari è tradizione, vediamo, tenetemi aggiornata, mi raccomando. E invece Francesco, cosa ti aspetti da questa edizione? Edizione 2020, un numero particolare, questa edizione magari ti aspetti qualcosa di particolare, che cosa? Beh, 2020 è un numero celebrativo con anche poi il 20 di marzo come è vero. Per raggiungere ancora, mi aspetto che oltre a una valida partecipazione, vediamo i numeri e l'attenzione che cresce sempre di più, ci sia un riscontro e la possibilità da parte anche del nostro club di restituire, cioè tutto quello che è stato speranza, tutto quello che è stato denuncia da parte dei fotografi e di tutte le coscienze sensibili al problema dell'acqua, che si veda riconosciuto nella pratica del fare bene con l'acqua. In primis proprio il nostro club vuole essere protagonista in questo, donando impianti di potabilizzazione e sistemi di reperimento di acqua pulita e pura per chi ne ha bisogno. Bravi, vi ho detto bravi? No, ve lo dico, bravi perché unite un qualcosa di utile, veramente bello, ad un concorso, ad un evento altrettanto bello che coinvolge tutti e che è un modo per, diciamo, senza alzare la voce, ma per far vedere insomma che i problemi ci sono e bisogna cercare di risolvere il più possibile, perché come si vede sono sotto gli occhi di tutti, quindi complimenti. Ultima domanda velocissima, a tutte e due la faccio. La foto più bella, che più vi è rimasta nel cuore, chi me lo dice per prima? Tanto ve la faccio a tutte e due, quindi dovete... Vediamo. Va bene, inizio io. Ok. Anche se devo dire che è la domanda più difficile per me. Immagino. Le foto. Però vabbè, una mi ha rapito gli occhi, che è di un fotografo franco-israeliano che si chiama Lior Sperandeo, che si intitola Surviving the Impossible. Io l'ho soprannominata i bambini rana, perché è una foto dal drone e ci sono forse una quindicina di bambini accucciati per terra che bevono dalle pozze. Quindi è proprio una foto di denuncia che dice, cioè, come riescono a sopravvivere all'impossibile. Mamma mia, veramente, veramente. E invece Francesco, per te? Potrei dire, l'avete vista scorrere nei video in precedenza, battesimo di Germano Miele, perché unisce la forza dell'acqua e la debolezza dell'uomo, che anche adulto si pone nell'elemento dell'acqua come una creatura piccola, riconoscendosi parte di un mondo. È bello, è vero. Ragazzi, io davvero vi ringrazio, però prima di terminare la puntata mi dovete ancora invitare tutte le persone a partecipare al concorso e anche alla serata di premiazione. Roberto, quindi scattate, cercate nei vostri hard disk e iscrivetevi entro il 17 febbraio su worldwaterday.it. Perfetto. Francesco, come fare a non perdere questo evento del 20 di marzo? Rimanere collegati e attenti ai nostri siti e al nostro account social e non dimenticare mai di scattare con qualsiasi tecnica digitale, fondamentalmente anche col cellulare, ormai si fanno dei miracoli. Non perdete l'occasione di avere sempre in mano una macchina fotografica e di mandarci le vostre migliori foto. Bello, anche perché, come ho detto prima, raccoglie, si scatta, si ferma un'immagine per renderla veramente eterna ed è un qualcosa che
mandiamo un messaggio, un modo moderno per mandare quello che è stato al futuro. Quindi veramente è bella la fotografia tra tante cose anche per questo motivo qua. Grazie ancora a Francesco Viganò, grazie a Roberto Isella, salutate tutto il vostro team che so che essere tante persone e mi raccomando non perdete il World Water Day Photo Contest 2020. Noi invece ci rivediamo settimana prossima e occhio al prossimo evento. Ciao!